Io mi occupo del tema del terremoto da diversi anni, sono marchigiano e diciamo sono cresciuto con questa paura che caratterizza tante regioni italiane nel mondo e ho cercato di sensibilizzare attraverso alcune ricerche, alcune opere. E una di queste è appunto la coperta. Io sono onorato di essere stato scelto per questo monumento e per questo tema così sensibile. Si chiama Coperta perché è una installazione, una scultura in bronzo composta da 309 piastrelle in bronzo, 309 purtroppo per le vittime della catastrofe del 2009. E però sono unite e sono legate tra loro come una comunità e quindi sono saldate. E quindi questa opera è un bilanciamento tra quello che è stata purtroppo la morte, ma anche l'idea appunto della vita che torna stando insieme. La coperta ha questo titolo perché la natura quando si scatena i suoi elementi. Quindi il fuoco diventa incendio, l'acqua diventa alluvione, ma per proteggerci da questa natura noi utilizziamo le nostre case. E purtroppo quando c'è il terremoto è la nostra casa che ci uccide. Quindi questa idea di coperta è da una parte qualcosa che ci protegge, ma anche qualcosa che ci uccide se la costruiamo in una maniera non corretta, oggi che abbiamo tutte le possibilità, appunto, della possibilità di costruire questa coperta nella maniera migliore.